Un ricordo di Pier Francesco Favino, di Giuliana Romano Bussola. L'assegnazione a Pier Francesco Favino, della Coppa Volpi a Venezia 77 come migliore attore per il film Padre Nostro, di Claudio Noce, mi ha riportato alla mente la sua presenza a Casale, durante la fortunata stagione teatrale 2013-2014, in cui, oltre a famosi attori quali Glauco Maurin, una pura formalità, tratto dal film di Giuseppe Tornatore, e Michele Placido con Sergio Rubini in Zio Vania, di Anton Chekhov, ho voluto Favino per Un servo per due, di Richard Bean, liberamente tratto dalla celebre commedia di Carlo Goldoni. La serata del 12 e la replica del 13 dicembre 2013 per La grande prosa furono molto apprezzate ed applaudite dal numeroso pubblico, non solo per la bella interpretazione dell'attore, calatosi magistralmente nello scaltro personaggio richiamando la suggestione della commedia dell'arte, ma anche per la simpatia e disponibilità nel fermarsi a colloquiare con chi gli chiedeva l'autografo dopo lo spettacolo. Sebbene fosse già famoso, basti ricordarlo protagonista in Romanzo criminale, del 2005, Angeli e demoni, del 2009 e in Baciami ancora, del 2010, per cui ottenne, da attore non protagonista, la nomination al David. Confessò con modestia che lo avrebbe aspettato ancora molta strada da percorrere. In particolare ringraziò Casale per avergli fatto conoscere la rara, stupefacente bellezza del nostro settecentesco teatro municipale per la calorosa ospitalità, aggiungendo che tutto questo gli avrebbe portato fortuna. Mi piace pensare che sia stato davvero così.